Salve a tutti gente, sono Caso 90, benvenuti qua di nuovo su Paladins. Stranamente, vero? Non sto facendo niente su Paladins. Siamo qua con Barik. Vi avevo detto che avrei fatto una serie dove parlavo un pochettino del personaggio e provavamo tutti i champion. Cominciamo da Barik. Barik utilizza torrette, scudi e quant'altro per poter scoppiare l'avversario. La sua Q è una torretta, piazza una torretta semplicemente sul terreno e fa danno. Con la F, praticamente Barik può scappare per un certo periodo di tempo e grazie a una carta che abbiamo si metterà anche uno scudo addosso. Il fire normale del mouse, semplicemente Barik spara con la propria arma, mentre con l'alt fire, ovvero col tasto destro del mouse, potremmo mettere uno shield a terra. Mentre la sua ultimate è una torretta lanciafiamme con scudo che protegge noi e fa danno. Semplicemente così. Siamo qua su un cattura il punto. Quindi vediamo un pochino. Cominciamo a far così. Uno e due. Male. Abbiamo gente ovunque. Peccato. Mi ci devo ancora abituare a fare ste robe. Però minchia, ha messo lontanissimo sto beacon. Vediamo un po' di cercare, perché sono l'unico che effettivamente può stare un pochino qua davanti. Solo che questo l'hanno già catturato, no? Cerchiamo di distruggere. Lo sta scoppiando. E sta scoppiando anche a me, ciao. Eh sì, la mia torretta fa danno, gara. Addio, una è andata. Ce l'abbiamo fatta. Quella è immune per un po', però non sapevo per quanto. Aspetta, stiamo... Oh, presa. Presa, grazie mille. Diciamoglielo anche. Appena riesco metterò una card... non una card, una torretta qua in mezzo. Qua ho visto qualcuno. Vorrei fare in modo di ammazzarlo se serve. Ok, questo non mi serve. Posso fare un upgrade. Faccio l'upgrade alla mia arma. Ok, qua. Mettiamo scudo. Scudo davanti. Porca Eva. Già, qua c'è la mia torretta ancora. Se non la distruggono, ovviamente la mia torretta sta qua, eh. Quindi io devo fuggire un sacco. Qua c'è roba che sta esplodendo da una parte all'altra. No, devi star molto molto attenta a quello che fai. Che la torretta sembra una scemenza, però fa un sacco di danni. Tu vuoi morire subito, vero? Vuoi morire subito? Ok, il punto è nostro, bene così. Possiamo prendere, andarcene. Oh, qua ci sono tutti i nemici, forse è meglio se me ne vado io. Perché è meglio non morire ora. Ok, stiamo facendo progressi col team. Allora, ci serve un attimino qualcosa in più. Io direi di mettere questo. Mettiamo gli slow. Capture point è qua davanti. Buono, ok. Ho messo la carta che permette alla mia torretta di mettere slow ai nemici. Ciao. Qua c'è qualcuno? Mai, vero? Dai torretti in su là. Devo mettere qua in mezzo roba. Torretta. Ok. Ci serviva, che dite? Oh, muori. Muori, cara mia, muori. No. Stai buonissimo là. Devo rimettere un'altra torretta. Porca Eva il danno. Forse è meglio se sto un pochino attento. Grazie Pips. Pips si chiama, non me lo ricordo, per le cure. Qua c'è qualcuno. Sei buonino. Ok, quello l'ho ucciso io, non so come. Questo non l'ho ucciso io, forse, non lo so. Forse è meglio se scappo. Ciao. Ok, restiamo un attimino qua. Mi serve. Facciamo upgrade, vai. Upgradiamo lo shield per quando scappiamo un sacco. Ok, lui scappa. Sei buona tu. Tu muori un sacco. E siamo in rampage forse? Non ho idea in realtà.
Dai. Mori. Double kill. Ok, stiamo andando bene, stiamo andando bene. Non sembra, scusate se non parlo tantissimo, ma sono un attimino concentrato, giustamente. Catturiamo il punto però, mi serve, mi servite voi. Ah, ma il punto non è qua, il punto è là, l'abbiamo già catturato qua. Ok, perfetto. Mi sono distratto un attimo. Sorry, amici. Sorry. Oddio, sono solo. Scappo. Scappo, 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 scappo. Oddio, il danno. Speriamoli un pochino da lontano. Come immune. Oh, preso. Devo cercare un attimino di recuperare vita, che se no qua non riusciamo. Presa. Muori un sacco. Questo è il nostro. Eh no, Garo. Muori. Questo è il nostro. Ok, abbiamo un upgrade. Un'altra carta. Mettiamo ancora il danno all'arma. E se qua prova ad arrivare, io ho la mia ulti, quindi non riusciranno di sicuro a entrare. Ricordate, la torretta, quella che lancia fiamme, che non si può. Ah, oddio. Sono tutti lì dietro. Preso. Però non dovremmo star qua noi. Dai. Le manca un colpo grande. Siamo riusciti a colpirla. Ok, capture point a quella parte e via. Si parte, tutti sul capture point. Quanto è figo, quanto è figo. Non so voi cosa ne pensate su Paladins. Effettivamente, ditemelo qua sotto. Ormai vi ho messo un paio di video, 3 o 4, non me lo ricordo. Ve ne ho messo un paio. Però ditemi un attimo, cosa ne pensate? Cosa ne state cominciando a pensare di Paladins? A me sembra un ottimo gioco, ma davvero davvero ottimo, che ha un futuro. Soprattutto perché è free. Prima di tutto perché è free. Ah, merda, no. Grazie. Portami un attimino di e ciao. Merda. No. No, no, l'ho mancata con quel colpo. Era morta, era mortissima, era. Score 884, sto andando bene. Sto andando molto bene. Sto facendo il 20% di danno, l'ho fatto io. Penso, più damage, 20%. Non so cosa significa. Non so ancora tutto di sto gioco, scusatemi. Però piano piano vi insegnerò. Vi insegnerò, perché questa è la mia mansione ormai. Insegnarvi nei vari giochi. Sono tipo il maestro, maestro Kasu. Ah, lì c'era il bacon, mi sono dimenticato di prenderlo. Non fa niente, non fa niente. Ma vediamo un attimino. Andiamo a cagare il cacchio a loro team qua. Pertanto loro stanno qua. Che me ne frega a me. No, me ne frega ora perché sono morto. Attenzione, attenzione. Che lì in fondo stanno combattendo. Io scappo, ciao. Ti lascio la mia torretta però. Mi uccide, vero? Torretta, aiutami. È la seconda volta che muoio per una cagata così. Ah, e l'hanno catturato i nemici, il capture point. Che palle. Ok, andiamo. Stavolta utilizziamo il backend e andiamo direttamente a catturare il punto. Perché se no sta partita è persa se non catturiamo i punti. Spazziamo torretta qua davanti. Nope. Attenzione qua, tu muori. Ok, mentre abbiamo fatto un altro level up. Tu, Kiko, stai buonino lì. Forse è meglio se me ne vado. Me ne vado per un attimo. Ho sbattuto. E ho sbattuto lì in mezzo. Ah, perché diamo qualcosa. Mettiamo cooldown ancora. L'ho uccisa. Cos'è successo là in mezzo? Qua sono solo, vero? Sì, penso di essere da solo. Però abbiamo preso un po' di vita. Ok, quella se ne va via. No, non se ne va via. Sta ancora qua. Ok, è morta. Oh, calma, calma, calma. Calma, ok. Facendo un casino sta facendo. Yeah. Comunque, il punto è nostro. Di nuovo.
A me serve l'ultimate, serve. Però se... Perché? 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 Ok, ci andiamo, basta. Dov'è? Dall'altra parte della mappa, perfetto. Dobbiamo camminare. Anzi, non camminare, correre. È buono il fatto che ci sono le mount, comunque. Almeno questa è una cosa molto, molto carina. Ho sentito gente. Rido. Non ride. Piazza! I'm a snowman, cos'è che dice? Porca troia, questa qua ogni volta è su di noi, è inutile. Grazie Gico, mi ha curato. Sei un gran figo. Yurak. E ora dobbiamo un attimino stare fuori dal combat e rigenerare più vita possibile. Questo l'hanno preso loro, va bene. Non fa niente, non fa niente ragazzi miei, non fa niente. Ci rifaremo. Ci rifaremo. Questo è mio. Ok, vediamo un po' dov'è il prossimo punto. Ci manca un punto di controllo, quindi lo prendiamo oppure la partita è ancora così. Quindi andiamo velocemente. Abbiamo l'ulti. Quindi via. Tu muori. No, ho sbagliato. Questa è l'ulti. Muori. Anche loro c'ha... No, no, vabbè. Abbiamo messo 20 ultimate assieme. Merda. Merda, merda, merda. Abbiamo messo le ultimate assieme lì col tizio. Quindi è un po' problema. Paralyze, mettiamo, vai. Dai, dai, catturiamo sto punto. Catturiamo sto punto. Gigante. Cerchiamo di far più danno possibile a chi c'è lì in mezzo. Tipo quella... Dai che ti Oh, ok. Minchia, l'ho colpita 3 volte. No, non riuscivo però. C'è qualcuno? No, c'è nessuno. Basta guardare così. Oh, abbiamo vinto. Grande così. Grande, non mi sono neanche accorto. Bravi, bravi. Comunque, questo che avete visto è Barik. Come avete potuto vedere, non... cioè, è figo come... come personaggio, però non è effettivamente il mio stile. O meglio, sì, piazzare torrette e tutto. Solo che sicuramente c'è un modo molto efficace di doverle piazzare. Tipo metterle in vari angoli della mappa, cose del genere, per evitare che venga distrutta. E tutte cose del genere. Cose che imparerò comunque, che imparerò. E che magari impareremo assieme con i video e varie. Gente, questa era Paladins, questa era Barik. Ci vediamo ovviamente nel prossimo video. Dove se riesco vi farò vedere che sì. Non penso andremo in ordine per come sono messi. Però ci proverò. Ci proverò. Io appena riesco gioco uno, gioco l'altro e via. E si vedrà. Cari miei, mi piace se volete giocare a Smite. A Smite, sì, ovvio. Se volete giocare a Paladins, in descrizione potete trovare tutte le informazioni che vi servono. E niente, ci vediamo qui di nuovo al prossimo video. Ciao a tutti.